Nintendo è un'esperta quando si tratta di tempismo e la prova di ciò l'abbiamo avuta ancora una volta. Come sicuramente già saprete, il sequel di Breath of the Wild venne presentato per la prima volta nel lontano 11 giugno del 2019. È passato l'intero 2019, tutto il 2020, fino a quando non ci sono stati presentati nuovi dettagli all'E3 del 2021, dove ancora una volta, nonostante fossero passati 2 anni dall'annuncio, non ci fu mostrato un elemento banale ma importantissimo, il titolo del gioco. Ebbene, è passato tutto il 2021 fino a quando il 29 marzo del 2022 ci fu comunicato totalmente a sorpresa che il gioco era stato rimandato ed ancora una volta non ci è stato fornito il titolo. Poi, finalmente, nell'ultimo Direct ci è stato mostrato il titolo del gioco, Tears of the Kingdom, tradotto in italiano, Le lacrime del regno. Dopo più di 3 anni dal primo annuncio ufficiale, tra più di 1000 giorni in cui rivelarlo, Nintendo ha deciso di mostrare il titolo proprio dopo la morte della regina, proprio quando tutto il regno è in lacrime. Beh, che dire Nintendo, complimenti per il tempismo.